Alleluia, figli, gloria a Dio. Il re dei re. Siamo qui a Riccione. Alleluia, a parlare dell'amore di Dio, di proclamare che Signore è Signore della gloria. Che risuscitò il terzo giorno, ritornerà, dice in Apocalisse capitolo 1, e ritornerà a giudicare i vivi e i morti. E ognuno dovrà comparire davanti a lui. Gloria a Dio. Peccatori, pentitevi. Peccatrici, pentitevi. Gloria a Dio. Abbandonate l'adulterio. Abbandonate il vizio, la menzogna, l'omicidio, l'idolatria, l'omosessualità. Pentitevi, perché il salario del peccato è la morte. Il peccato porta la morte, ma Gesù vi vuole dare la vita eterna. Cosa volete, la vita o la morte, uomini? Cosa volete, il cielo o l'inferno? Pentitevi, ribelli, malvagi, omosessuali. Pentitevi, uomini adulteri. Gesù vi vuole perdonare. Lui vi accoglie Alleluia. Con le braccia aperte. Se vi pentite del vostro adulterio, se vi pentite delle vostre trasgressioni, perché Cristo morì alla croce per salvare, liberare, guarire. Ma noi dobbiamo essere umili. Il regno dei cieli è per gli umili che chiedono perdono, che dicono: Signore, perdonami, Signore, abbi pietà di me, Signore, salvami, Signore, cambiami. Gesù ti vuole salvare, alleluia. Gesù ti vuole liberare. Gesù ti vuole redimere dal peccato, dal buio. Anche qui già. Alleluia, egli è l'agnello di Dio. Alleluia, libera Padre. Egli è l'agnello di Dio. Alleluia, che toglie il peccato del gloria mondo. Gloria a Dio, alleluia. Gesù vuole togliere i tuoi peccati. Invece Satana vuole mettere più peccati dentro di te. Il diavolo vuole riempirti di peccati. Così tu vai all'inferno. Ma Gesù vuole togliere il tuo peccato, alleluia. Chiedi aiuto a Gesù. Dì: Gesù, perdona i miei peccati. Io credo che tu sei morto per me su quella croce. Pregalo. Prega Gesù col tuo cuore. Alleluia. Alleluia. Non chiedere perdono ai preti. I preti sono dei peccatori anche loro. I preti non ti possono perdonare. I papi non ti possono perdonare. Loro sono dei peccatori. L'unico che ci perdona è Gesù. Alleluia, il Messia, il Nazareno, il re dei re, colui che morì sulla croce Alleluia. Per noi. Alleluia. Gloria a e Dio. E quando egli era sulla croce, carissimi, egli disse: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Gesù è colui che ci perdona. Lascia un messaggio. Amen, qua. Alleluia. Lascia un messaggio. Gesù è colui che ci libera, cari. Gesù. Tu devi credere in Gesù. Alleluia. Ho detto in Gesù, non in una statua che dicono di Gesù. No, le statue gloria non rappresentano Gesù. Gesù non si trova in una statua. Una statua di legno, una statua di metallo. Gesù è il re dei re, cari. Noi dobbiamo arrivare a lui direttamente. Amen, alleluia. Tu non hai bisogno di una statua. Le statue sono del diavolo. Quando le persone si inginocchiano davanti a una statua, in verità si stanno inginocchiando davanti a Satana, perché Satana si trova nelle statue. Le statue sono idoli, è idolatria. La Bibbia proibisce di adorare le statue. Alleluia. Di venerare le statue, di pregare le statue. Noi dobbiamo pregare il Dio vivente con la fede. Alleluia, non abbiamo bisogno di statue, le statue sono false. Bisogna pregare Gesù direttamente. Bisogna dire: Gesù, perdonami. Gesù, cambia la mia vita, cambia il mio cuore. Gesù, ho bisogno della salvezza. Gesù, ho bisogno della misericordia. Fallo, perché lo sai che la nostra vita è passeggera in questo mondo. Se tu muori, dove va la tua anima? Cari che ascolterete il video, se morite, dove va la vostra anima? Bisogna avere una sicurezza. Ci sono persone che hanno paura della morte. Ancora oggi nel 2018 hanno tanti soldi, tecnologia, cellulari all'ultima moda, ma hanno paura della morte.
perché non hanno Cristo, non hanno la fede. Se io muoio, vado col Signore, io non ho paura della morte. I veri cristiani non hanno paura della morte. Ascoltatemi. Sapete che nei tempi antichi i veri cristiani erano perseguitati dall'impero romano. Gli imperatori di Roma buttavano i cristiani nel Colosseo, venivano mangiati dai leoni, ma loro morivano cantando inni di gioia al Signore. Non avevano paura della morte. Io se muoio so dove vado, ma se tu muori dove vai, peccatore, peccatrice, adultero, bestemmiatore, ubriacone, omosessuale, spacciatore, incredulo, se muori dove vai? Tu che pensi di avere tutto perché hai due soldi in banca, se muori dove vai? Ascolta questa sera il messaggio di Dio, alleluia, perché Dio avverte l'umanità, Dio avverte le sue creature che bisogna pentirsi, uomini, bisogna chiedere perdono a Gesù, bisogna convertirsi, alleluia, bisogna abbandonare il peccato, bisogna abbandonare il male, bisogna abbandonare il vizio, bisogna abbandonare la menzogna, bisogna abbandonare tutte le cose diaboliche e malvagie e bisogna seguire Gesù, gloria, la retta via. Oh, alleluia, la fede, la santità, gloria al Signore. Gesù Cristo dice: siate santi perché io sono santo. Noi dobbiamo essere uomini santi. Voi, alleluia, dovete essere donne sante, alleluia, con la fede, con l'aiuto di Gesù. Voi dovete essere uomini santi, non peccatori, non bestemmiatori, non omosessuali. Dovete essere santi, alleluia, perché Dio è santo. Non vivere nel peccato, nella menzogna, nell'ipocrisia. Parlo anche per me. A che mi serve se io predico e poi me ne vado con le prostitute di nascosto? A che serve se io predico e poi vado a casa a guardare la pornografia? Oppure vado a casa e mi ubriaco con il whisky? Sarei un ipocrita, non serve a niente. Io devo vivere la parola, alleluia. Dobbiamo vivere la parola. Attenzione che c'è, fratello, coerenti, attenzione che c'è un uomo sopra che sta con secchio di acqua. Con l'aiuto del sopra Signore. Andate di là, attenzione. Gloria a Dio. Ma lo Spirito è forte. Alleluia. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Ve lo dice un uomo. Io prima bestemmiavo. Io prima mi ubriacavo nelle strade. Anche il fratello. Io prima ero un uomo malvagio, ma oggi sono qui a parlare di Gesù perché mi ha liberato, mi ha purificato, gloria, mi ha trasformato, Dio, mi ha benedetto. Alleluia. E oggi posso predicare con libertà in ogni luogo. Andiamo. Perché Gesù, alleluia, Cristo ci ha fatto diventare uomini nuovi. Gloria, alleluia, a Dio. Alleluia. Questa non è una religione, questo è un miracolo. Amen. Quanti credono ai miracoli? Amen. Questo è un miracolo, alleluia. Essere una nuova persona con Gesù Cristo. Ora non sono più un peccatore, oggi sono un predicatore. Sono, amen, un figlio di Dio, un credente, per la misericordia del Signore. E vi vogliamo dire anche a voi, carissimi, Gesù vi vuole illuminare. Alleluia. Gesù vi vuole benedire. Gesù vi vuole salvare, Gesù Cristo vi vuole guarire, perché Egli ci guarisce dai nostri mali, dalle nostre piaghe, dalle nostre infermità. Lui ci guarisce ancora oggi, Lui ci libera dai demoni. Quando io non conoscevo Cristo ero indemoniato, ero posseduto dal diavolo, ma oggi sono posseduto dallo Spirito Santo e posso predicare la verità, alleluia. Oggi ci sono uomini posseduti da Satana che bestemmiano, si ubriacano, tradicono la moglie, rubano, fanno tanti peccati. Ma Gesù ti vuole liberare. Gesù ti vuole liberare. Gesù ti vuole salvare, caro uomo, cara donna. Gesù vuole darti la speranza. Gesù è grande. Alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Benedetto il nome di Gesù Cristo. Amen.